questi struzzomimi non hanno la benché pallida idea del perché ci sono improvvisamente delle pecore, delle capre nel loro recinto. Che ho allargato. Cos'è questo? Dove state indicando che sono dall'altra parte i dinosauri? E come potete vedere, ce ne sono. Signore e signori, vi presento Blu. È identica. Quella era Blu. Motoca Charlie. Purtroppo con la luce dal lato sbagliato non si nota bene il colore. Signore e signori, siamo lieti di dare il benvenuto. Bella. Poi tocca a Delta. Anche questa con la luce al contrario. Non ho dato modificazioni extra a Blu, quindi forse resta la capobranco perché è la più vecchia e la prima a essere nata. Com'è bella più scura. Lo dice qua. Motivo Delta, sì. E hanno già iniziato ad andare a caccia, fantastico. Prenderanno punti extra, soprattutto Blu. Vediamo un po' se... Struttimimo... Velociraptor... Sì, Velociraptor Blu. Il che vuol dire che prenderà punti extra e quindi sarà sicuramente l'alfa. E infine... Ecco! Sono due facce della stessa medaglia. E tu l'hai vinta con quel contratto. Continua così. Bella! E adesso, signore e signori, la Raptor Squad è completa! E non ho più struzzomimi, ma non è un gran problema. E adesso, se non sbaglio, mi aveva detto che il genoma del Diplodoco non era ancora al massimo. Ah. Beh, quella non è certamente una cosa. Ah, ah, ci siamo. Non possiamo certo lasciarla col genoma così. Allora, vediamo un po'. Tanto ora i diplodobrachi. E vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ricominciamo a lavorare al T-Rex. Allora, lì ha quasi fatto, però ho ancora bisogno di soldi. Genoma completo di Diplodoco. Purtroppo non lo posso ancora fare. Ha anche bisogno di una quantità spaventosa di spazio. Per questo ho allargato, sperando che basti. Dovrebbe essere più che sufficiente. Voi vi devo togliere, però. Quindi avrò bisogno di fare una cosa che non ho fatto, ovvero la cosa della ACU. E vediamo un po' se... Eh sì, avere dei Raptor invece di quegli affarini lì è decisamente meglio. Ok, voi devo aspettare che tornate, così mi date la roba da vendere, così posso fare quello lì. Ok, a dopo. Cosa? Perché ci sono dei visitatori? Ecco cos'erano quelle grida! Oh, santo cielo! Oh, mamma mia! Dai, corri anche tu, muoviti. Ok, come cavolo è successo?
Ah, forse. Ah! Quando ho tirato qua dopo aver distrutto la galleria panoramica! E cos'erano quelle grida? Ecco perché avevo tutta una valutazione così bassa. Denuncio per infortuni. Sì, dovrei fare un bel po' più di soldi, purtroppo. Ecco, però quello spiega perché improvvisamente avevo tutti quei problemi. Cioè, spiega la miseria, quanta roba. Vendi. 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 Ma adesso che ho venduto tutto, si può iniziare a lavorare a te, finalmente. Oh, mamma mia, quanto ci è voluto. È sorprendentemente lenta come cosa, però almeno va avanti. Allora, 100 spedizioni. Finiamo il brachiosauro a sto punto. Quindi devo fare te, poi te, poi te e poi te. Sperando che salga in fretta al 100%, così posso iniziare a lavorare per aumentargli la valutazione. Anzi, forse posso già, che ci sono, iniziare già a pensare alle modifiche? No. No, perché finché il genoma non è al 100% non posso mettere tutti questi punti qua. Infatti 79, deve avere almeno il 90% e costa tantissimo. Però ha anche una quantità di punti. Già di base ne ha 98 ed è al 56%. Arriva a 100 e passa punti il diplo. Notorietà più 6. Vediamo un po' un attimo. Notorietà più 6. Notorietà più 6. Notorietà più 6. Ah, e l'ultima arrivata è quella che non ha ancora ammazzato nessuno. Te che cosa hai ammazzato? Lo dice qua. Tu hai solo ammazzato un dinosauro. Tu niente. Tu hai ammazzato un umano e un dinosauro, e tu un umano e un dinosauro. No, ok, si sono mangiati un. Com'è che si chiamano più? Uno strutturino a testa. Mi viene quasi voglia di lasciarne, buttarne fuori un altro per farlo mangiare a Echo. Poverina, lei non se l'è mangiato. Vediamo un po' che cos'altro c'è da fare. Devo decisamente sbrigarmi a buttare fuori anche altri dinosauri per aumentare la varietà. Ah, la missione l'ho finita, quindi questa non mi serve più. Eh sì. Allora, continuiamo con lavori per Puoi due. aiutarci? 25.000 al Esistono? minuto di entrate da parte degli ospiti? Quanti ne ho? Introiti attrazione 22, quasi 23.000, non è neanche poi così tanto male, eh? Ah, tu sei già al massimo. Ecco, staff da 2. Staff doppio. Staff doppio, urca. Situazione finanziaria è confortante. È questo che ci piace 3.000, vedere. 4.000, 5.000. No, aspetta. Quant'era? 5.000 e 545 dollari. Il ristorante. Bisogna sempre tenerli d'occhio questi, perché è incredibile. 7.000. No, 50. 5. Qualcuno si è ammalato dopo. E qui È 2000, 3000, esattamente 3000, ciò che cercavo. 4300. Esatto. 3160. Ah, la lascio a 50, chi se ne frega.
No, non vendo dinosauri. Attiva. Vediamo un po' se può cambiare. Poi devo sbloccare questa, farvi vedere come. Su quest'isola li voglio rosse. E tu hai bisogno di cura. Oh no, cavolo, devo iniziare a fare le ricerche. E come mai all'improvviso 1 milione di dollari? Ah sì, perché ho fatto una missione. Ok, te devo continuare con le spedizioni, quindi te finiamo il brachiosauro e basta. Vai, vai, vai. Te ti devo... Sì. Attivare. E devo iniziare a ricercare miramenti edifici. Questo qua. E cure mediche e Escherichia coli. Ah, mi manca un po' ancora. Oh, ogni volta che stai facendo una missione c'è sempre qualcosa che non va. Almeno qua, quasi fatto. Si stanno iniziando ad ammalare tutti. No buono, no buono, no buono, no buono, no buono, no buono. Ah, avrei dovuto fare prima la ricerca medica. Anche se a lungo periodo è meglio la squadra di scavo. Ah, eccola qua, infatti, cura medica. Ricerca batterio delle Escherichia coli. Facile. Ok, vediamo un po' qua. 90. 91. Oh, mamma mia, avrei dovuto mettere non le capienze incubatrici, ma avrei dovuto mettere la velocità di incubazione. Adesso rimetto il tasso di successo. Ah, eccola là. Così posso fare molto meglio le spedizioni e qua ci sono più probabilità di ottenere. Ah sì, ci sono più probabilità di ottenere Tyrannosaurus Rex, ma non ho soldi. Ok, ce li ho, come non detto. Ah, eccolo qua. Signore e signori, lo abbiamo ottenuto nella missione sull'isola precedente, ma ecco voi il nostro primo diplodoco nato. Oh, che bello che è! Ciao, benvenuto al mondo! Spero che ti piaccia! Fa un po' schifo a volte, però dai, insomma. Sempre con la luce al contrario. Devo metterle meglio questi affari qui. Come trema la terra, sei proprio una signora cicciona, sei. Sì. Cos'è questa musica all'improvviso? Dov'è l'altro velociraptor? Lì, perfetto, resta lì. Cattura e contieni i dinosauri in fuga? Ma stanno benissimo. Ah, li devo tenere sotto la soglia di comfort? Per 3 minuti. Beh, c'è un modo semplice per farlo. Fatto. Attenzione, sabotaggio in corso. Oh. Posizione di un'altra divisione. Ma dai. Richiesta Virus confermata. dell'influenza aviaria. Ah, oh, maledizione. Devo sbrigarmi a finire qua. Ok, Lo so che hai molto da fare, ma questo è sicuramente avrai un po' fattibile. di tempo per dare un'occhiata a questo Devo mondo. ancora fare il Chunkingosauro, maledetto. Fossili. Urca quanti, allora. Vendi te ti faccio, te ti vendo, vendi, vendi. Estrai, estrai. Estrai.
Vendi. Ora si iniziano a ottenere una quantità di soldi adeguata. È la miseria. Allora, Brachi, Brachi. Quello sbagliato, maledetto. Ok, allora. Voi state andando decisamente sotto la soglia di comfort. Te sarà un problema tenerti sotto la soglia di comfort, maledizione. Oh sì, come cavolo vi faccio a contenere senza un centro ACU? Che non l'ho ancora costruito, maledizione. Come energia assente. Oh, la miseria. Protezione blackout ed erogazione migliorata. Ok, non c'è più Escherichia coli. Ho bisogno della influenza aviaria. Succede sempre tutto durante le missioni. Cure mediche, influenza. Oh. Nemico tossine d'ottopo. Oh, maledizione. A meno lì mi stanno andando. Qui si stanno. Il comfort si sta decisamente riducendo, il che è un problema per i velociraptor. Almeno sono recinti elettrificati, dovrebbero trattenerli dentro almeno per i 3 minuti necessari. E posso fare la ricerca. No, qua. La ricerca della cura medica dell'influenza aviaria. E dovrebbe iniziare il countdown tra poco per voi. Te invece ci vorrà una vita. Ah, maledizione, quanto sarà lunga! A sto punto faccio prima, intanto che quella si sta facendo, si sta continuando a. Ah, passa quello. E un procefalo ce l'ho già. Dai, vendi. Fai a continuare a fare il resto del parco. Allora, vediamo un po'. Tyrannosaurus Rex, Brachiosauro e Brachiosauro. Allora, devo fare un altro recinto con robe. E già che ci sono, giusto per andare sul sicuro, sono un deficiente perché lì non va bene. Dicevo, attività, no, rifugio d'emergenza, lo sniappo qua, ecco. Voi quanto vi ci vuole ancora prima che. Voi ci vuole ancora un poco. Allora, recinti, laboratorio genetico. Perfetto. Allora, recinti. Qua lo faccio uno piccolo, ma non troppo. Allora è vero che tu non molli mai. Abbiamo bisogno di gente come te. Recinti. Qua ci posso sniaffare una galleria panoramica. Perché tanto qua ci metto Ok, stanno iniziando a. No, qua, te. Stanno iniziando a scappare. Pianificazione, 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 precisione. Possiamo iniziare ad aprire tutti i rifugi. Qua apro il cancello.
E che cosa ci metto qua? Non ho ancora i soldi per quel maledetto Chunkingasauro, ma è una cosa che ci posso mettere. Quindi, ok, allora. Poi dovrò tenere te sotto la soglia di... no! Cavolo! Te mi stavi morendo. Allora. No, poi. Aggiungi attività, qua non c'è nulla da riparare. Ok, ma qui c'è blu. Ok. Ok, per ora sta tutto reggendo. E poi te sarai il maledetto problema. Che è te qua, se ce ne vuole prima. Tu quanto vuoi di foresta? Giusto un... Meno che a loro, quindi ok, poi posso risolvere il problema del comfort mettendo a loro un po' più di foresta da qualche parte. Che forse è meglio se inizio a fare perché... Ok, sì, a loro sta iniziando a risalire il comfort. Troppo in fretta però. Maledizione. Oh, mamma, stavo pensando... Ornutire! E farlo dentro il coso non sarebbe... Ok, 13, 12... Ah, si sta rovinando! 9, 8, 7, 6... Oh, ok, i raptor sotto la soglia di comfort sono risolti! Dai, 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 dai,
Ok, perfetto, loro sono risolti. In compenso non c'è abbastanza per il diplodoco, ok. Quando anche il diplodoco inizia a fare i capricci, anche se ci vogliono ben 3 minuti, ci rivediamo. Ok, manco me ne ero accorto che erano già passati 30 secondi, ma finalmente questo si sta andando. Ok, ci è voluto un sacco di tempo. Davvero tantissimo. Però almeno sta andando anche tutto il resto. Estrai. Estrai. Vendi. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Stanno andando molto bene i T-Rex. Sto notando. Cioè, qua ho un'ambra di Tyrannosaurus Rex e un altro coso di Tyrannosaurus Rex. Stanno andando molto bene. Anche l'osauro l'ho già fatto, quindi ora tocca al torosauro e all'altro posto dove si trovano i T-Rex, che è questo qua. Nuovo genoma realizzabile, Tyrannosaurus Rex, fantastico. E devo fare un altro Chunkingasauro, perché quello lì se ne vuole star da so non se ne vuole star da solo. E già che ci sono, giusto per aggiungere un po' di varietà ai dinosauri, io ci butto anche un questo qua. No, perché se il... Ah no, aspetta, ti posso sbloccare una skin a te? Che... Ah no, devo finire lì. Ok, tanto per... Oh, ecco. Si sta decisamente avvicinando alla cosa, ma manca solo 1 minuto. Guarda lì che sembra che giochino a chiapparella. Ah, t'ha preso. Delta ha preso blu. Ok. Ripara. Attività ricevuta. Buttala giù, 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 buttala giù in fretta. No, ok. Ventuno, ok. Mancano altri 10 secondi. 13, 12, ci butto.
Tu sei a posto, è giusto giusto l'animo di foresta necessaria. E voilà, fatto! Ok. Il dottor Wu ha i risultati e considera il test completo. Sto sospirando di sollievo. Meno male. Che lo sguardo del dottor Wu è posato altrove, dovremmo prenderci cura dei dinosauri. E infatti... fatto! Sì! Oh! Finalmente! Spero che quegli esemplari non siano troppo traumatizzati. Grazie per non aver perso la testa. Sarebbe potuto andare tutto a rotoli. Quindi, se ho capito bene, c'è stata un po' di eccitazione tra i secchioni. Uno scontro tra dottorati, Peccato essermelo perso. Fidati. E già che sto guadagnando così tanto perché mi sto occupando solo della divisione scientifica e continuerò ad occuparmi solo della divisione scientifica. Vediamo un po' se adesso posso fare il maledetto brachiosauro. Che guardate quanto costa, 2 milioni e passa. Però perché ha... in longevità gli ho dato... oh, deve essere aumentato qualcosa. Aspetta. Ok, mettiamogli anche il solitario 1.0 e finalmente facciamone uno. Ok, no, signorina Dua, vorrei finire con lei. Una spedizione su Cedar Mountain. Qual era la minaccia dinosauro? Ah, te. Figurarsi se non c'era un dinosauro che scappava. Ah, perché è colpa mia che sono rimbecillito e mi stavo... oh, ti prego, non mi... ecco. Mamma mia. Come è stato buttato giù male. Ah. Che scatole. Che gran scatole. E sta proprio andando da dove arrivano. Proprio vuole lasciare l'isola sto bastardo. Ti sei stancata di correre? Ok. Ok, vediamo di... vabbè, tanto la situazione è a posto. Ormai c'è l'elicottero che sta andando a sistemarlo. Chi se ne frega. Te hai sistemato? Sì, hai sistemato. Qua è tutto a posto. Fra un po' c'è un brachiosauro in arrivo, che spero tanto che lì dentro stia bene. E devo continuare con... non l'espedizione. Allora, dove c'è? Lacrim, Lance, El Creek, Henchman, Dinosaur Park, Egg Mountain, Jedi Trive, Cedar Mountain. E qua ha finito, quindi devo fare qua per avere altro Tyrannosaurus Rex. T-Rex, T-Rex, vendi, vendi, T-Rex, T-Rex, vendi, vendi, vendi. Guardate quanto T-Rex! Nel prossimo episodio ci sarà davvero un bel T-Rex. E già che ci sono... a sto punto però adesso vi voglio finire le missioni di... come si chiamano? Di... cioè tutti i compiti della reputazione di qua. E per anche arrivare all'Erasauro ci vorrà un... però qui guadagni al minuto 56.000. No, sì, vale la pena fa. La miseria. No, questi qui vale decisamente la pena farli. Quando avete già tanta, come si dice? A questo punto però qua ci devo mettere qualcos'altro. Cosa ci metto? I Chunkingosauri ce l'ho messo. Ci metto... il Nasuto. Me gusta il Nasuto. Ok, 28 per il sangue super efficiente.
10 per gli istinti aggressivi. L'habitat non mi interessa. Lo stress, magari non serve. Il sociale non serve. Qua ci metto questo qua. Sì, dai, non lo stracarico troppo. Il bel Nasutops Ceratops. Ma a me piace tantissimo il Nasutops Ceratops. Ok, qui sta andando tutto, qui sta andando tutto. Devo liberare il maledetto Brachiosauro, fare la spedizione verso Cedamante e direi che ci vediamo appena ho sbloccato le... Ok, non mi ero accorto che la realizzabilità fosse scesa addirittura al 14%. Il fatto che sia riuscito a incubarsi anche col 60% extra è un miracolo. Ma forse è questa missione... Questo è quello che basta per completare... E inoltre non abbiamo ancora... avuto un brachiosauro nel parco. Il nostro primo. Come sempre, tutte le prime creature ve le faccio vedere. Ah, non ha la skin base. Forse dovrei farvi vedere prima con la skin base. Cavolo, quanto è grosso! Penso che fosse il Dreadnoughtus il più grosso. Ma questo è sicuramente nella top 3 delle creature più grosse. Un lavoro davvero straordinario. Ti ringrazio tanto. Oh sì, ce l'ho fatta, ricompensa reputazione Rerasauro. Ah, e tu hai bisogno di una tonnellata di molto più foresta di quanto mi ricordassi. Continua Sì, verso perché quest'altro poi contratto. tu sei il Sono sicuro che prossimo. troverai Oh, interessante. devo allargare recinto. Devo allargare il... assolutamente il recinto, se no qua sono cavoli amari, perché quello non si limita a dare un colpettino prima di scappare. Ok, dovrebbe esserci spazio a sufficienza adesso. Manca ancora giusto un pelo di foresta, maledetto. Ok, ora anche i brachiosauri sono contenti. Se sono contenti i brachiosauri, sono contenti e contenta qualsiasi creatura del parco, perché maledetti questi se hanno delle richieste di spazio enormi. Brutti maledetti. Però, adesso abbiamo ufficialmente concluso con un gran 100% la reputa... la ro... mamma mia. No, devo pensare a voi due. Finalmente abbiamo finito la roba della divisione scientifica. Tutto quello che c'è da fare su Takano. E non è stato poco. Cioè, questo affare qui adesso mi guadagna 100.000 al minuto. 1 milione di dollari ogni 10 minuti. È per quello perché è il bonus reputazione, presumo. Cioè, è un sanchissimo di roba. Davvero? Però, senti che casino che fa. Per la prossima, noi, già che è già avanti, e soprattutto io voglio sbloccare la sala giochi, ci occuperemo della missione sì, degli elementi di intrattenimento. Sarà tanta bella roba. Quindi, mi raccomando, like, comment e simili se vi siete divertiti, anche se questo episodio mi sa che sarà un po' noioso, il prossimo sarà più rapido. E ci rivediamo alla prossima. Tanti cari saluti. Ciao. E sì.